Si le interesa, tengo algunas cosas para comerciar. Pilar, se lo prometiste. Abigail está muy ocupada para estas persecuciones, Bancho. Ya no es una niña. Tiene un pueblo que cuidar. Bah, solo no quieres que persiga fantasmas. Mi piacciono le vecchie mappe. Da piccola pensavo che indicassero sempre un tesoro. Sempre me hacen sentir más perdida. Comunque, sono Lara. Pilar, no pareces el tipo de turista que solemos tener. Sono un'archeologa. Sí, creo que sería más apropiado. Deberías hablar con Abigail. Ella conoce la historia de este lugar mejor que nadie. Ci siamo già incontrate. Abby è stata così gentile da ospitare me e il mio amico quando siamo venuti qui. Ah, bueno, entonces eres un huésped bienvenido en Kuwak Yaku. Grazie. Ti serve aiuto a decifrare la mappa? No era para que yo lo entendiera. Ho nascosto la verità per Abigail. Per svelarla dovrà compiere un viaggio a ritroso nel tempo. Mariana nunca fue una gran poetisa. ¿Mariana? La abuela de Abigail. La perdimos contra el cáncer. Hoy hace un año en realidad. Me dispiace mucho. Mariana quería que Abigail tuviera el mapa en el aniversario de su muerte, pero... No sei sicura. No sé si está lista. No son affari miei, ma se può servirti, Mariana ne era convinta. Oh, tienes razón. Supongo que nunca fue mi decisión, ¿verdad? ¿Te importaría entregarle el mapa a Abigail? Perseguir a esa chica es trabajo de tiempo completo. Y mis caderas no lo soportan. Nessun problema. Abby, sono Lara. Ciao, bella. Come te la passi? Come sta, Jonah? Jonah sta bene. È con un amico. Un amico, eh? Non sarà un'amica? No, è un certo Uchu. Senti, Abby, sono tornata a Kuwak Yaku e ho trovato una vecchia mappa appartenuta a tua nonna. C'è un anziano nel villaggio, Diego. Gestisce l'orto comunitario. È un appassionato di mappe e vorrei mostrargliela. Incontriamoci lì. Arrivo subito. La puedo ayudar? Sono un'amica di Abby. Mi ha chiesto di incontrarla qui. Abbiamo una vecchia mappa da mostrarti. Ah? Echemos un vistazo. Este es un buen trabajo. Buen detalle. Me alegra ver que se ha retrasado todos estos años. Ti dice qualcosa? Puede que haya un poco más de polvo en el ático en estos días, pero nunca olvido mi trabajo. La abuela de Abby me pidió que lo preparara. Recuerdo bien, se suponía que era algún tipo de regalo para Abby. Ci sono delle macchie qui, tre precisamente, vedi? Yo no los puse ahí. ¿Huele a limón, no? ¿Limone?
Il succo di limone si usa come inchiostro per... Potrebbe esserci un messaggio da svelare col calore. Posso usare il tuo braciere? Seguro. Adelante. Come funziona questo? Il succo di limone è organico. Quando viene scaldato si ossida e diventa marrone, facendo apparire il messaggio segreto. Han pasado muchos años. ¿Crees que todavía se notará? Appena arriva Abby, lo scopriremo. Scoprire cosa? E mira chi llegó. Io sono un angelo, Diego. Lo sai? No quando eras pequeña. Abby, Diego dice che tua nonna gli ha commissionato la mappa per te, per regalartela. A cosa dovrebbe servirmi una mappa del villaggio? Lo conosco a memoria. C'è dell'altro. Tua nonna ha nascosto qualcosa qui, sulla carta. Si intravede appena. Credo sia un messaggio segreto. Uso tinta invisibile. Inchiostro simpatico. Davvero. Bueno, solo es jugo de limón, pero... Ma funziona lo stesso. Quale sarebbe questo segreto? Non lo so. Posso? Diamo un'occhiata. Guarda, quei simboli sono... Sono tre X? La X indica il punto. Simpatico, nonna. Questi punti sono lontani da qui. No, vogliamo dividerci? Certo, io mi occupo di questi due. Grazie. La nonna di Abby, Mariana, ha usato succo di limone come inchiostro in vita. A un'estremità ci sono tre scanalature che sembrano incise a mano. Interessante. L'altra estremità è rotta, sembra... Abby, a che punto sei? Ci sono quasi. Ormai manca poco. E tu? Cerca un frammento di pietra con tre scanalature su un bordo. Ne ho trovato uno, ma scommetto che ce ne sono altri due.
A mano su un lato, rotto sull'altro, deve far parte di qualcosa. Thank you.
Adesso li mettiamo assieme e scopriamo cosa voleva dirti tua nonna. Pilar conosceva la nonna meglio di chiunque altro. Prendiamoci da lei. Si le interesa, tengo algunas cosas para comerciar. Creo que es hora de Oiga. Esperaba que Abigail estuviera contigo. Está venendo. Chao, tía. Ha pasado mucho tiempo, niña. Déjame verte. Todavía con el cabello corto, ya veo. Tía, abbiamo trovato qualcosa nella mappa della nonna.
En realidad, tu cabello también podría estar mejor ahora que te veo de nuevo. Par de niñas tan poco femeninas. Zia, ti prego, perché la nonna voleva che avessi la mappa? Devo sapere. ¿Recuerdas las historias que tu abuela solía contarte cuando eras niña? Sobre un lugar mágico, escondido, construido por tus antepasados. Sí, ma poi sono cresciuta, lei è invecchiata e non è successo niente di magico. Ah, pero no olvidó su promesa. Está ahí, en tus manos. Perché ora? Ah, soy la guardiana del mapa. Depende de ti descubrir su propósito. Abby, sono certa che ciò che è indicato sulla mappa ci condurrà a un luogo segreto e alle tue risposte. Lo spero. Bene, diamo un'occhiata. Se posizioniamo ogni frammento sulla mappa nel posto dove l'abbiamo trovato, così... Ecco la chacana, la croce inca. Rappresenta i tre livelli dell'esistenza. Il mondo di sopra, il mondo di mezzo, ovvero il nostro, e il mondo di sotto. También representa las cosas que nos hacen humanos, como la capacidad de amar, de actuar, de ganar sabiduría. Se ricordo bene, il centro della chacana dovrebbe rappresentare Cusco, la capitale dell'impero Inca. Nel contesto della mappa, siamo a centinaia di miglia da lì. Hay muchas interpretaciones de la chacana. Cusco, un portal de un mundo a otro. También se dice que es el ojo de Dios, un guardián que vela por todos nosotros. Quindi, che cosa stiamo cercando? Dovrà pur significare qualcosa, giusto? Guardiamolo meglio. Deve esserci qualcosa che mi sfugge. Forse... Ma certo, a prima vista mi sembrava una macchia, ma con questa luce si tratta di un geroglifico Maya. Maya? Non ha alcun senso, noi siamo Inca. Che cosa dice? Hahil. Significa verità. Verità? La verità su cosa? Non lo so. Il posto sulla mappa significa niente per te. Io e mia nonna ci sedevamo lì e mi raccontava di un luogo segreto. Tal vez encuentres tus respuestas ahí. Sei pronta? Tieni la mappa. Ci vediamo lì. Ma certo, apri...
Tonta. ¿Tiene algo que quiera comerciar? Abby, tieniti la radio vicina. Se scopro qualcosa, ti avviso. Va bene. Fai attenzione laggiù. Puoi scommetterci. L'architettura è senza dubbio Maya. È strano. Come mai mia nonna voleva mostrarmi questo posto? Deve esserci un modo per attraversare. Deve esserci un modo per attraversare. Deve esserci un modo per attraversare.
Deve esserci un modo per attraversare. Se dovessi sbilanciarmi, direi che questo posto è un'enorme forgia. Ma per cosa? Che se ne facevano di generare così tanto calore? Mi spiace, non posso esserti d'aiuto. Thank you.
questo ponte funzionerà come gli altri. Sono delle statue, enormi volti disposti a cerchio intorno a una colonna centrale. Sembrano delle sentinelle, ma cosa sorvegliano? Non vedo quello che vedi. Aiuto, accompagnarti. Queste piattaforme somigliano ai ponti di prima. Queste piattaforme somigliano ai ponti di prima. Devo tornare indietro per sollevare la piattaforma.
confessa di aver ucciso un uomo per proteggere se stessa e il villaggio. Lo chiama l'uomo scomparso della Porvenir. Per caso ti dice qualcosa? Mi ricordo che quando ero piccola era scomparso un uomo. Lo hanno cercato a lungo, però non l'hanno mai trovato. Poco tempo dopo, l'ultimo pozzo si è prosciugato e la Porvenir se n'è andata. La nonna ha ucciso quel tizio. Non credo che avesse scelto. Facile, qualcosa non torna. Di aver ucciso un uomo per proteggere se stessa e il villaggio. Lo chiama l'uomo scomparso della Porvenir. Per caso ti dice qualcosa? Mi ricordo che quando ero piccola era scomparso un uomo. Lo hanno cercato a lungo, però non l'hanno mai trovato. Poco tempo dopo, l'ultimo pozzo si è prosciugato e la Porvenir se n'è andata. La nonna ha ucciso quel tizio. Facile, qualcosa non torna. Thank you.
il gas è aperto. Forse riesco ad attraversare. Un altro giro e la piattaforma sarà in cima. Qui c'è un sarcofago. Sarcofago? È una bara? Sì, precisamente. Chiunque sia sepolto qui doveva avere un legame speciale con questo luogo. ¿Cómo te fue hoy? Estuviste tomando muestras de sangre. Encontraste el lugar escondido. Era una forja, ma anche qualcos'altro. Sì, es el lugar de descanso de la reina Maya Abarrane, la primera guardiana de Kuak Yaku, que construyó la forja para construir un artefacto de gran poder. ¿Cuál manufacto? No lo sé. Mariana me dijo que lo que había nacido en ese lugar se había perdido hace mucho tiempo, pero dijo que el mensaje que contenía siempre perduraría. Era un mensaje de esperanza para el futuro. Se sapevi tutto questo, perché non me l'hai detto? Lo siento, pero le hice una promesa a Mariana. Quindi, dovrei accettare di essere Maya da un giorno all'altro?
El linaje de Abarrane se ha diluido a lo largo de los siglos, pero tú desciendes de ella. ¿Y cosa significa? Eres una guardiana, Abigail. Como Mariana y su madre antes que ella, desde los tiempos de Abarrane. Non posso essere una guardiana. Ho delle responsabilità, io... Has estado protegiendo este pueblo durante años. No lo supiste siempre. Te has sentido obligada de alguna manera. Ahora eres la guardiana de la historia. La nonna lo ripeteva sempre. Diceva che il suo lavoro era custodire la sua storia, proteggerla. Mi ha promesso che un giorno mi avrebbe mostrato dov'era e io avrei custodito la sua storia. No olvidó su promesa. Es una forma diferente de mostrarte. Tipico da parte sua. Non poteva dirmelo e basta. Doveva ideare una caccia al tesoro. Ah, amaba a tu abuela como si fuera mi propia hermana. Pero a veces era peor que un dolor de muelas. Abby, è meglio se ora vi lascio da sole. Voi due avete molte cose di cui parlare. Grazie, Lara. Tieni, voglio che tu prenda questo per il tuo aiuto. Prima che tu dica qualcosa, è una tradizione, quindi non puoi rifiutare. Grazie. Thank you.